Bene, siamo di nuovo a un altro special del Salotto Monogatari e questa volta torniamo a fare una cosa che era piaciuta molto. Avevamo fatto con due redattori dello Specchio Oscuro partendo da dei loro pezzi. Parlavamo di viaggi nel tempo, paradossi, multiversi nel cinema contemporaneo. E anche questa volta partiamo da un pezzo scritto invece che da un film, come siamo soliti fare, e cerchiamo di allargare un po' l'argomento. E per l'occasione abbiamo come ospite Ilaria Feole, spero di aver azzeccato l'accento. Bravissimo, esatto. Perfetto, che ha scritto su Film TV, che personalmente io seguo parecchio, e su Film TV abbiamo beccato questo pezzo su Robert Pattinson, che ci è sembrato molto interessante, non solo perché è notorio, siamo tutti potentemente omosessuali repressi verso Pattinson nel salotto. Ma a parte questa cosa, soprattutto Marco, che non c'è ma lo dice spesso, ma nell'articolo Ilaria sollevava un tema di cui si parla sempre poco, almeno adesso nel cinema contemporaneo, che è quello del divismo. Quindi Ilaria, se vuoi, puoi riassumere brevemente che cosa dicevi nel pezzo e poi noi avremo considerazioni, domande varie. Va bene, grazie. Intanto grazie per l'invito, mi fa Grazie. piacere chiacchierare un po' di Robert Pattinson e soprattutto di divismo. È vero che è una cosa un po' poco considerata in questo frangente del cinema e poi magari ne parliamo anche più avanti dopo aver sviscerato Pattinson, però è anche una questione di come sta cambiando un po', la materia cinematografica e soprattutto di come sta cambiando il nostro modo di fruire il cinema, il pubblico. Quindi, insomma, il divismo è veramente un po' incenerito in questo periodo. Lo Star System è veramente un ricordo. Pattinson, quello che io provavo a portare avanti in questo articolo, è che Pattinson sia davvero l'ultimo baluardo di questo sistema delle stelle, no? Di questo Star System, di questo potere, produttivo, oltre che fascinatorio, delle stelle sul grande schermo. Pattinson ha avuto una carriera veramente bizzarra, no? Nel senso che è partito, beh, inizialmente con Harry Potter, quindi comunque con una saga miliardaria tra i film più visti nella storia del cinema, con un ruolo insomma piccolo soltanto in uno dei film della saga, però è già partito col botto, insomma, e poi è diventato, è assurdo, a fama mondiale con la saga di Twilight. Dove è diventato proprio l'idolo delle ragazzine, l'idolo delle copertine, dei poster, insomma, la star per eccellenza. Poi, come ci insegna Edgar Morin nel suo libro sulle star, una star deve stare con un'altra star, quindi si è creata la coppia. Quindi Pattinson era con Kristen Stewart anche nella vita, reale in quel periodo, perché erano più divi stando insieme, no? Quindi è diventato questo personaggio assolutamente di fama globale, non avendo evidentemente alcun talento, perlomeno nella parte, del vampiro, di Twilight, perché non gli veniva neanche richiesto di essere espressivo. Lui era quella cosa lì, era un personaggio bellissimo, algido, di questo vampiro vegetariano, tra virgolette, perché non si cibava di esseri umani, che faceva impazzire, il pubblico femminile, non solo chiaramente, ma specialmente il pubblico giovane. Poi cos'è successo? Che ha cominciato a fare una serie di scelte d'autore, per cui inizialmente anche ci faceva un po' sorridere, no? Il primo passo è stato quando Cronenberg, che è un genio sotto ogni aspetto e quindi sicuramente anche sotto l'aspetto del casting, ha deciso di prendere Pattinson e fargli fare Cosmopolis. Era il 2012, eravamo già alla fine, alla parte conclusiva della saga di Twilight. Era già qualche anno che Pattinson ci veniva propinato ogni tot mesi nella sua forma di vampiro glitterato e Cronenberg lo sceglie per questo film, che non ha niente a che vedere con la saga da teen drama, teen movie, fantasy, slash horror, che era Twilight.
anche se in molti hanno giustamente sottolineato il fatto che anche quello di, il protagonista di Cosmopolis è un vampiro in qualche modo, è un vampiro della finanza, è un vampiro del capitalismo, quindi c'era anche un po' questo collegamento tematico. E lo prende, lo piazza in questa limousine. E ci fa capire che lì forse c'è qualcosa di più, che questo corpo attoriale ha effettivamente una sua potenza, un suo magnetismo, una sua capacità di incarnare determinate cose, di antieroe soprattutto, a cui nessuno aveva mai pensato. E effettivamente, anche dopo Cosmopolis, forse in molti continuano a non pensarci, nel senso che anche il personaggio di Cosmopolis è un personaggio inerte, un personaggio a cui non viene richiesta una grande gamma espressiva, è apatico, è privo di empatia. E in tutto questo Pattinson ci sguazza perché non deve forzare nessun tipo di gamma espressiva, no? Però lì forse capisce che lui può fare anche queste cose qui. E da quel momento in poi, se sfogliate la sua filmografia, una volta archiviato poco dopo Cosmopolis, il capitolo Twilight, inizia a lavorare con registi con grossi autori. Cronenberg lo richiama per Maps to the Stars, poi Herzog gli fa fare Lawrence d'Arabia in Queen of the Desert, Anton Corbijn gli fa fare il fotografo che segue James Dean nella biografia di James Dean Life, poi lavora con degli esordienti, lavora con il clamoroso esordio di Brady Corbett, The Childhood of a Leader, lavora con un regista che io amo appassionatamente, ma che al botteghino è sempre un disastro, che è James Gray. In Civiltà Perduta, lavora con i fratelli Safdie, quest'estate l'abbiamo visto in High Life di Claire Denis, in The Lighthouse di Robert Eggers, lavora con David Michaud, prima in The Rover, poi in una parte piccolissima in The King, il re, su Netflix, adesso è in sala con, non solo con Tenet, che ha una dimensione sicuramente più mainstream, ma anche con Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra, che era in concorso a Venezia l'altro anno, e insomma comincia veramente a spaziare in questo cinema d'autore, diventa una presenza fissa ai festival di cinema e ci costringe a vedere che forse non è soltanto questo divetto da copertina per teenager, no? E comincia veramente a usare questo suo corpo attoriale per distruggere un po' l'immagine appunto del belloccio e del divo come persona perfetta, quasi divina, quasi ibrida tra umano e sovrumano. E lo fa con questi personaggi che sono a volte quasi delle deformazioni, pensiamo a Childhood of a Leader, dove è un personaggio sicuramente, a parte che sono due personaggi tecnicamente, ma qua poi entriamo troppo nel dettaglio della trama e non è il caso, però è un personaggio molto ambiguo, molto sfuggente, molto oscuro. In Civiltà Perduta è assolutamente un comprimario, quindi il protagonista è Charlie Hunnam e lui è soltanto una spalla. Nel ruolo di spalla sembra essere perfettamente a suo agio, è quasi irriconoscibile perché è coperto di barba completamente con gli occhiali, quindi è come se fosse quasi mascherato, quasi irriconoscibile. In Good Time dei fratelli Safdie è un rapinatore, in realtà un criminale da quattro soldi proprio, che vive questa sorta di fuori orario nella New York notturna, è anche un po' ottuso se vogliamo, un po' stupido, ancora più stupido è in un film molto divertente che da noi è ancora inedito, che è Damsel dei fratelli Zellner, che è una sorta di parodia del western, dove diventa un cowboy completamente demenziale. In High Life è un astronauta, ma non è l'astronauta eroico che esplora mondi. No, è un criminale cacciato su questa astronave, che è una sorta di esperimento sociale, dove appunto si trovano rinchiusi questi delinquenti orbitando nello spazio. E quindi anche lì è un personaggio estremamente negativo, un personaggio che gioca sul cliché appunto di questi eroi, no? Il cowboy, l'astronauta, però. Sfaldandoli, rovinandoli, quasi portandoli alla parodia, sempre un passo prima, ma quasi alla parodia. Io trovo che un esempio proprio clamoroso di questo sia come lui gioca col personaggio del succitato The King, che è questo film tratto da Shakespeare, da David Michaud, con protagonista principale Timothée Chalamet. È un film anche molto, insomma, con un impianto drammaturgico piuttosto epico, piuttosto cupo, piuttosto serio, finché non entra in scena Pattinson, che entra in scena nei panni del delfino di Francia,
E improvvisamente sembra che stiamo in un film dei Monty Python, perché lui comincia a sfottere il re d'Inghilterra, dicendogli che ha il pisello piccolo Non ti sentiamo più. dicendo dei suoi Ah. attributi troppo limitati. Pronto? Mi No, adesso sentite? sì, adesso sì. Adesso sì, ok. E poi ha un momento di lotta in cui viene fatto scivolare sul fango, quindi comincia veramente ad accartocciarsi in questa armatura come se fosse quasi un cartone animato, no? È molto molto ridicolo. Quindi c'è proprio da parte sua sicuramente una volontà, perché alcuni di questi ruoli li ha proprio cercati, voluti, desiderati lui e se li ha fatti scrivere su misura. Penso per esempio a quello per i fratelli Safdie in Good Time. Lui non aveva peraltro visto nessun film dei Safdie precedente, ha visto solo un poster e da questo poster si è innamorato di questa idea grafica dei Safdie, li ha contattati, loro non ci potevano neanche credere e gli ha chiesto di lavorare insieme e loro hanno scritto per lui questo Good Time. Quindi sono ruoli che lui ha anche cercato, ruoli dove gioca completamente a oscurare e a sfaldare questo personaggio impeccabile, no? Scintillante dell'eroe, anche un po' languido che era il suo protagonista, il suo Edward di Twilight, o che può essere un divo in generale, un protagonista assoluto in generale, e gioca appunto a renderlo opaco, a renderlo oscuro, a renderlo un po' deformato. Pensiamo all'ultimissimo in ordine temporale dei suoi ruoli, che è nel film di Netflix di Antonio Campos, The Devil All The Time, in italiano Le Strade del Male, dove interpreta un personaggio teoricamente positivo che è un predicatore, un pastore protestante, che però si rivela uno dei personaggi più abietti e come dire, proprio capaci di nefandezze nel corso di un film che di nefandezze non ne inanella poche, ecco. E quindi anche qui si mette nei panni di qualcuno di molto, molto sgradevole. Lui gioca molto con questa idea di rendersi sgradevole. In The Lighthouse anche di più, insomma, in The Lighthouse sembra che facciano a gara lui e Willem Dafoe a, come dire, prendersi per i fondelli reciprocamente, si riducono proprio a dei relitti umani, no? Sbronzi, distrutti, non, sono davvero quasi una parodia del marinaio da poema epico o da un grande romanzo d'avventura. E su questa cosa qui lui sta in qualche modo costruendo una carriera, nel senso che ha un potere produttivo non indifferente, la sua presenza nei film può essere determinante, lo vediamo adesso che c'è in sala Waiting for the Barbarians. Chi l'ha visto sa che il suo minutaggio, non so, sarà intorno ai forse 6-7 minuti a essere generosi, ma è comunque uno dei nomi sparati in grosso sul cartellone, perché ha ancora quest'aura, lui ha ancora quest'aura da divo, però gioca continuamente a smantellarla e anche a volte, come dire, giocando sul suo personaggio. Io nell'articolo facevo l'esempio dei capelli, perché ricordo che nei primi tempi, 2008-2009, questa zazzera di Pattinson era un po' uno dei suoi segni distintivi, no? Aveva sempre questo capello che stava su da solo. A un certo punto c'era questa leggenda metropolitana, non so quanto vera, che lui non li lavasse mai i capelli, quindi non era gel, ma stavano proprio in piedi da soli. Era un po' leggendaria questa. E ci sono Che tutta una bellezza. serie di... Sì, esatto. E se pensiamo ad alcuni di questi film, giocano molto anche su questo. Nel film dei Safdie, gli viene cucita proprio addosso questa scena in cui si deve, per rendersi meno riconoscibile, si tinge i capelli e quindi fa questa tinta platino completamente assurda, no? Che è anche fatta in casa, quindi malissimo, dove rovina questo proverbiale taglio. Nel film Cosmopolis di Cronenberg, per tutto il film, il ritornello del personaggio è che lui sta andando dal barbiere per farsi sistemare, aggiustare il taglio. C'è poi anche questo gioco un po' sulla barba, perché Pattinson è diventato celebre da imberbe, cioè il suo personaggio era proprio liscissimo, no? Liscio in ogni senso. Twilight è una saga horror che non ha sangue, non ha spine, non ha nessuna imperfezione. E lui aveva questo volto da eterno adolescente, che poi appunto ha giocato un po' anche lì a sporcare, a rovinare. Pensiamo appunto al personaggio barbutissimo di Civiltà Perduta, e ho individuato un po' in questa crescita della peluria facciale un po' la svolta della sua carriera, che avviene più o meno all'altezza dell'infanzia di un capo, che è la prima volta dove lo vediamo con della peluria, anche se c'è un precedente che insomma preferiamo dimenticare, perché in gioventù Pattinson, prima di essere molto famoso, ha interpretato addirittura Salvador Dalì
in un po' sgangherato biopic su da lì, che è Little Ashes, e quindi aveva chiaramente i baffi per interpretare da lì, però questi erano altri tempi. E questo, Ecco, insomma, in era un po' questa, la. scusa l'interruzione, No, in questa figurati. ricostruzione puntuale che hai fatto, secondo me emergono una serie di questioni interessanti di cui parlare. Perché innanzitutto dici, Pattinson non solo è in questa ricostruzione un po' l'ultimo divo, ma soprattutto per essere l'ultimo divo fa un po' l'antidivo, cioè gioca con la sua stessa icona. E magari distruggendola, magari parodizzando, magari sempre per tentare, sicuramente ci saranno delle motivazioni psicologiche, tipo mi voglio discostare dal ruolo con cui sono diventato famoso, che è quello appunto dell'eterno adolescente, l'idolo delle ragazzine, delle minorenni, eccetera. Ma il salto iconico già glielo fa fare Cronenberg, cioè la scelta di Cronenberg di Pattinson per Cosmopolis, evidentemente anche una scelta iconica, cioè lui prende un'immagine che noi associamo a qualcosa e la stravolge all'interno di un suo film. E infatti lo riconferma per Maps to the Stars, che è un film alla fine sul declino di Hollywood, quindi anche del Certo. divismo, eccetera, eccetera. Per cui è interessante il fatto che Pattinson giochi con la sua stessa immagine, cercando di distruggerla dall'interno, però in modo ironico. E mi viene in mente il Assolutamente. declino perché abbiamo parlato del fatto che lui nasce come divo degli adolescenti. Beh, forse uno degli ultimi fenomeni di autentico divismo esistenti è quello proprio degli idoli teen, no? Sì, E questo era un Idol in classico. Oriente addirittura. Esatto, no? Ma questo mi viene in mente in America, penso alle varie star che nascono come Disney Channel Idol e poi diventano poi nel privato tossiche, distrutte da Lindsay Lohan a mille altre. Beh, E Spring Pattinson, Breakers è iconico in questo senso, però, secondo me. esatto. E Pattinson nasce anche lui come teen idol, però lui a livello lavorativo, professionale, artistico cerca di lavorare sulla sua immagine. La distruzione non avviene perché, come le Disney Channel Idol, così nel privato, diciamo, ok. No, ho detto che semplicemente non è una cosa che riguarda la vita privata, come nel caso delle Disney Channel Idol, ma è un lavoro che lui fa professionalmente sulla sua figura, che inizia sicuramente con Cronenberg e poi coraggiosamente lui porta avanti. Per cui la mia domanda per Ilaria è: ma diciamo, nel contemporaneo, forse in effetti il miglior modo per essere divo è fare un po' l'antidivo, cioè giocare sulla propria immagine ferma, codificata, reinventarsi su quella. Può essere in effetti la strada Pattinson può essere una delle poche strade possibili, cioè il divo perfetto, immodificabile, un po' non esiste più, un po' non è più credibile e non può più lavorare fuori da una Certo. certa saga. Sì, allora sono completamente d'accordo, e è vero che il divo in quel senso lì non esiste più, o forse anche non è mai esistito, perché poi c'è sempre questa ambivalenza, cioè il divo ci piace pensarlo perfetto, sovrumano, come lo vediamo sullo schermo, come noi non saremo mai, perché poi è questo il succo del divismo, ma al tempo stesso c'è sempre stata nel culto che è il divismo anche l'aspetto per cui noi vogliamo vampirizzare, assaggiare, godere del suo aspetto invece umano, e quindi acchiappare ogni frammento della sua vita privata fino a veramente all'eccesso che vediamo dalla nascita di questo fenomeno, no? Per cui è sempre stato cercare di appostarsi, cercare di scoprire anche i lati più nascosti, anche più sordidi delle star, perché poi c'è l'altro elemento, cioè li vogliamo divini, ma quanto ci piace poi scoprire che in realtà sotto sotto ci sono le stesse pulsioni che li uniscono tutti a noi, siamo tutti fatti della stessa carne, no? Quindi c'è sempre questa ambivalenza. Sono quindi d'accordo su questa cosa. Pattinson non ha fatto un tipo di percorso da enfant prodige classico, potremmo dire, per cui purtroppo gran parte degli enfant prodige, cominciando a frequentare lo show business da molto piccoli, finiscono magari appunto a un po' ad autodistruggersi in vari modi, non solo per tossicodipendenza o alcolismo, ma anche per la dipendenza dalla fama, che ti porta proprio cioè io penso a Lindsay Lohan, magari adesso un po' ne è uscita, però anche
anche le cose che pubblicava sui social, cioè a volte la vediamo fuori controllo. Pensiamo a Britney Spears, che poverina è tuttora sotto il tutoraggio della sua famiglia perché non le è più stata ripristinata l'autonomia dopo la sua, chiamiamolo, crollo nervoso di ormai parecchi anni fa. E sono tutte persone che appunto erano fan prodigio, hanno cominciato da molto, molto piccoli e sono meccanismi quelli dello show business che non sono sicuramente salubri per un bambino o un adolescente. Una cosa che mi viene in mente su Pattinson relativa a questo discorso è che, per esempio, Pattinson non è sui social network. Questa qui è una cosa molto interessante perché un divismo 2.0 che forse stiamo vivendo in questo periodo è quello dei social, cioè questa cosa che dicevo prima del voler assaggiare, assaporare i momenti privati delle star che vediamo sullo schermo, i social ce l'hanno completamente stravolta perché non servono più neanche i paparazzi, non serve più neanche l'indiscrezione, sono le star in prima persona che mettono la foto di loro struccate, che mettono la foto di loro nude, che mettono la foto di loro, come è successo di recente con John Legend e Chrissy Teigen, dopo un momento drammatico come può essere quello della perdita di un figlio, che in qualche modo fa parte di questo modo di riscrivere la propria immagine da soli, che è la grande rivoluzione, no? Di queste celebrità sui social. E questo sta cambiando tantissimo il nostro modo di relazionarci alle star, di relazionarci ai divi. Di Pattinson questo non ce l'abbiamo, per esempio. Quindi in qualche modo forse un po' lui ancora con questo ci gioca sul fatto di essere non così conoscibile, perché ci sono divi, o quantomeno celebrities di cui conosciamo veramente ogni minuto della giornata, cioè davvero da quello che mangiano a colazione come dove portano a scuola i figli, a qualsiasi cosa, no? Ormai è tutto completamente pubblicabile. Questo da parte di Pattinson non c'è, non che sia una persona estremamente riservata, ma non è sicuramente uno che vediamo molto parte, non è neanche una persona, come dire, che fa militanza, che si lancia in messaggi come possono essere, non so, mi viene in mente un Mark Ruffalo o altre star dell'universo Marvel che spesso invitano, non lo so, a votare, a schierarsi per il Black Lives Matter, per tante altre tematiche. Lui un po' se la tiene quest'aura qui, se la tiene questa cosa di essere un po' inconoscibile, perciò è molto consapevole, secondo me, di giocare con questa cosa ed è consapevole anche dei suoi limiti come interprete, è consapevole di quello che può fare e quello che mi sembra che faccia con questi ruoli è quasi dire io non faccio più parte di questo tipo di recitazione qui, non ho mai avuto forse gli strumenti neanche per essere quel tipo di attore, non sarò mai un attore del metodo, non sarò mai uno che fa la mimesi, che fa il biopic talmente mimetico che arriva all'Oscar, io sono quello che ci gioca con questa consapevolezza, che in qualche modo ti porta un po' fuori dal film, perché lo vedi in scena e un po' è sempre Pattinson, un po' è sempre Robert Pattinson in tutti i suoi ruoli e questa secondo me è davvero la caratteristica che fa di lui un divo, nel senso che poi magari mi fermo perché altrimenti magari vado a ruota libera, però una cosa che mi ha fatto sorridere è che quando abbiamo lanciato questo articolo sui social di FinTV ho letto molti commenti sotto abbastanza indignati, alcuni che ancora sono aggrappati con le unghie e coi denti all'idea che Pattinson sia Edward di Twilight, è scarso, non ci piace, è il simbolo di un cinema che detestiamo, però questi insomma sono magari rimasti un po' indietro perché sono passati tanti anni. Altri invece dicevano, ma no, non è lui, non è l'ultimo divo, ci sono attori della sua generazione molto più gravi, c'è Adam Driver, caspita, ma sono d'accordissimo, Adam Driver è forse l'attore migliore della sua generazione, ma qui non parliamo affatto di bravura e Adam Driver è tutt'altro che un divo, non c'è niente da fare su questo, può anche fare Star Wars. Ma non è un divo, no? Quindi è proprio questa la differenza. E mi faceva sorridere davvero questa indignazione che veniva fuori dall'idea di definire Pattinson l'ultimo divo. Ma quanti attori ci sono della sua generazione che possono davvero permettersi di fare queste che ormai sono quasi comparsate? Comparendo in cartellone come uno degli attori principali, anche se a pochi minuti, e permettendosi di fare quello che arriva sulla scena e automaticamente è Pattinson con l'armatura da re francese, è Pattinson con il completo da Tenet, cioè è comunque sempre Pattinson. È una cosa che non lo so, me la può fare Pacino dopo 50 anni di carriera, però invece lui la fa dopo 10. È un po' questo che sottolineavo. Certo, tu nell'articolo nominavi anche, scusami un attimo Paolo, il corto che ha fatto Fear and Shame del 2017.
di Sì. Vikram Gandhi, che è interpretato e scritto dallo stesso Pattinson, Sì, che sì, sì. anche lì io quando l'ho visto ho pensato, certo che Pattinson ha delle doti comedy che forse si dovrebbero sfruttare un po' di più, Esatto. per come per come autoironizza. Prima o poi qualcuno le implementerà, insomma, Vabbè, speriamo. già un po' Robert Eggers l'ha fatto in The Lighthouse, se Vero, no. vero. No, Sì, io ma un scherzo. po' gli ultimi film, sì, un po' molti autori, però forse va spinta un po' di più. Lui ce lo vedo bello lanciato su queste cose. O anche Sì, nello stesso Tenet, potrebbe. per certi versi, è un po' l'antimacio, che per certi versi è una figura che si sta cercando di percorrere ad Hollywood, cioè questa distruzione del machismo, che comunque già con lo stesso The Rock paradossalmente si sta attuando, nonostante The Rock abbia tutte poi le funzioni per essere, tra virgolette, il macio stereotipato del cinema hollywoodiano. Io in realtà volevo chiedere ad Ilaria, più che altro, era una domanda che poi in realtà è più una riflessione, perché è una riflessione che parte un po' da molto lontano, diciamo agli inizi degli anni 10, perché per certi versi quando nell'articolo puntualissimo del film TV parli un po' di Pattinson e parli un po' della figura del Pattinson vivo, per certi versi, si parla paradossalmente anche un po' della figura dell'evoluzione del divismo, perché nella figura di Pattinson è come se ci fosse la storia del divismo tout court, per certi versi. E mi viene in mente, diciamo, la prima figura del divismo, però diciamo il primo diva film, se poi primo sarà, ovvero quello di Thaïs, che è del 1916-1917, non ricordo precisamente, con una coproduzione scandinava italiana, e lì viene riconosciuto quindi appunto il primo diva film, e manco a farlo apposta, la protagonista non passa la storia come diva, in quanto diva del cinema muto come la interpretiamo noi, ma passa alla storia come diva in quanto è la prima figura femminile di attrice vamp, quindi vampiresca, che per certi versi combacia un po' come la prima apparizione del Pattinson divo al cinema con Twilight, che è il Pattinson vampiresco, appunto, che più che vampiro in senso stretto, quindi vampiro della finanza, come l'ha definito in Cosmopolis, terrei a definire anche Pattinson come un vampiro del cinema, per certi versi, uno che comunque piace, diciamo, deturpare un po' quello che è il cinema, giocare spesso col suo corpo, e quindi mi viene in mente appunto la citazione del tuo articolo, puntualissima per quanto riguarda la figura dei suoi capelli che cambiano e che gli stessi registi ci giocano durante appunto le loro produzioni. Ecco, quindi io definirei più Pattinson un vampiro del cinema, proprio perché lui si diverte un po' a succhiare la linfa vitale a questo cinema, proprio come lui ha dichiarato in una delle sue ultime interviste prima della positività al Covid, in cui lui parlava appunto di Batman come un piacere interpretare Bruce Wayne, proprio perché lui si diverte a rovinare, diciamo, un prodotto cinematografico, soprattutto se iconico. Quindi, Sì. diciamo, la domanda per certi versi che volevo porre, visto che comunque Pattinson è un divo che per certi versi fa l'antidivo e che quindi rimanda a tantissime altre cose, mi viene in mente lo stesso Takeshi Kitano, per andare dall'altra parte del mondo, che è anche lui un antidivo che gioca parecchio col suo corpo, forse troppo. Mi viene da dire, visto che comunque i primi casi di antidivismo, quello più iconico potrebbe essere quello della Bergman col sodalizio artistico con Rossellini, appunto nel film Episodi Siamo Donne. Quando e se c'è stato, diciamo, un momento produttivo o socioculturale in cui la figura del divo è andata man mano a fiorenzi, perché credo sia palese che comunque questa figura del divo in senso stretto alla Humphrey Bogart sia andata a scomparire man mano per far spazio alla figura dell'antidivo. Ecco, cioè, qual è stato il momento storico o il momento socioculturale di origini produttive, non so, che può essere, diciamo, identificato in questo cambio di Sì. status? Sì, beh, allora, ma innanzitutto mi piace molto la definizione vampiro del cinema e magari poi ci torniamo, però allora, diciamo che la nascita dell'antidivo la possiamo collocare, non so, tra i 60 e i 70, direi che tra
l'arrivo delle nouvelle vague e più ancora della New Hollywood, proprio gli antidivi quasi si sostituiscono ai divi. Pensiamo a Dustin Hoffman, al Pacino che ho citato prima, quindi non è più la questione appunto della perfezione, dell'irraggiungibilità, ma invece si sostituiscono tutta una serie di attori ed attrici che non sono sovrumani, ma sono antidivi per eccellenza, fanno parte, insomma, vivono anche un certo tipo di cinema che ha istanze civili, che fa parte di un movimento, di un sentore culturale, dell'area del tempo, e quindi lì cambia il canone, se vogliamo, di quello che rappresenta la star. Però tra divo e antidivo la differenza è poca dal punto di vista del fascino e del potere e della loro posizione nello star system che poi andiamo a vedere. È un sistema che poi resta in piedi, ma poi inizia a crollare e adesso lo stiamo vedendo proprio le macerie, nel senso che adesso sono pochissimi i nomi che puoi mettere sul manifesto e che portano davvero la gente al cinema. È molto difficile dire andiamo a vedere l'ultimo film di Will Smith, e dico Will Smith per dire uno dei pochi che ancora era, come si può dire, monetizzabile, no? Perché, non lo so, Tom Cruise forse è rimasto uno dei pochi baluardi per cui. Denzel Washington, forse, magari. Forse sì, secondo me già meno. Adesso è proprio cambiato un po' tutto l'impianto, per cui adesso a dominare gli spostamenti di pubblico sono le saghe, sono i franchise, sono gli universi, quindi non è più la questione degli attori. E in questo senso l'universo Marvel e la saga degli Avengers, e in particolare gli ultimi due atti della saga degli Avengers, Infinity War ed Endgame, sono veramente emblematici perché hanno una sorta di porta girevole di personaggi e di divi, ma di divi ragazzi, di quelli più pagati al mondo, che sono ammassati lì dentro. Ci sono non so quanti, 26 personaggi principali in Endgame. Mi ricordo già il poster che in questo senso ne era un riassunto perché erano tutti ficcati lì dentro. Il film deve dare, per motivi narrativi, per motivi di soddisfazione dell'appagamento del finale di una saga, deve dare tot minuti per ciascuno. Quindi è proprio, sì, è per quello che poi magari sconfiniamo in altri discorsi, ma è per quello che a volte si fa fatica a definire cinema un film come Endgame, perché dove sta poi la regia quando, e la sceneggiatura quando sai che devi dare tot tempo a ognuno di questi attori, devi dare il suo momento di gloria a ognuno di questi eroi e supereroi? È automatico, è algoritmo se vogliamo, e tutto quello che ne consegue, perciò non è più davvero la questione del potere della star, di attirare pubblico, di attirare l'attenzione su di sé, ma è appunto una narrazione seriale, una saga, un mondo, la creazione di un universo, e in questo senso c'è pochissimo spazio per la faccia del divo, per la potenza magnetica del divo, no? Quindi è un fenomeno che stiamo vedendo in pieno svolgimento, e non saprei dire quando è iniziato questo declino precisamente. Ricordo abbastanza nettamente, per esempio, il flop clamoroso di The Lone Ranger con Johnny Sì, Depp, vero. dove Johnny Depp era stato, fino a pochissimo tempo fa, Johnny Depp era proprio quella roba lì, cioè andiamo a vedere l'ultimo di Johnny Depp, non importa che film è, non importa di chi è, non importa. Ma c'è Johnny Depp, e c'è stato un lungo periodo del cinema in cui sembrava che bastasse mettere Johnny Depp, possibilmente con delle maschere buffe in faccia, della pittura o degli occhialetti, e la cosa avrebbe funzionato. E così è stato per moltissimo tempo, no? The Lone Ranger, che è stato invece un sanguinario flop, mi sembra fosse il 2010 o forse il 2011, ha fatto capire, cioè ha tirato una bella mazzata anche a quell'ultimo baluardo lì, per cui si è capito che se non basta più neanche Johnny Depp, che peraltro troviamo al fianco di Pattinson in Waiting for the Barbarians, quindi poi tutto si tiene, quello lì è stato un po' il segnale che le cose stavano davvero, davvero cambiando e che non c'è più questo attaccamento questa potenza, anzi questo potere del divo. È sicuramente una cosa che è venuta meno in questi anni. Che siano divi o che siano antidivi, ecco, perché anche la fama da cattivo ragazzo o da ragazzo bruciato, come abbiamo citato alcuni dei personaggi che appunto arrivano da Disney Channel e poi finiscono a crollare completamente o a diventare, insomma,
tossicodipendenti o a dare un'immagine di sé estremamente trasgressiva, magari poi costruitissima anche quella, però neanche questo ha più tantissimo appeal in realtà, perché questo tipo di costruzione piuttosto si preferisce quello che dicevo prima, cioè la costruzione quella del personale, la costruzione dell'immagine del privato, dove allora sì, puoi andare a vedere come si dipingono, come si mettono in scena tramite i social network o tramite le comparsate in televisione o cose di questo genere. Volevo aggiungere una cosa su questo fatto degli enfant prodige e del crescere in questo modo, perché secondo me è interessante per Pattinson fare il parallelo proprio con Kristen Stewart, no? Perché in qualche modo anche Kristen Stewart, dicevamo prima, ha provato a fare questa roba qui, però la vedo un caso molto diverso, cioè Kristen Stewart sembrava davvero disperata di poter abbandonare il ruolo di Bella e di liberarsene, e è vero che anche lei ha sì, lavorato con Assayas, ha fatto con Kelly Reichardt, ha fatto anche cose interessanti, ha provato anche lei a lanciare, però per esempio ha fatto il biopic su Jean Seberg, che è proprio un biopic con tutti i crismi, dove insomma anche lei non ha una gamma espressiva fortissima, non è quel tipo di attrice, sono attori, lei e Pattinson, che sono stati scelti in quanto corpi di un certo tipo, non ha una formazione di un altro tipo, e quindi prova a lanciarsi in questa cosa, però lei non si mette a fare la spalla, non si mette a fare la parodia, non si mette a fare la versione demenziale di quella roba lì, lei fa proprio ancora quella roba lì, quindi è un po' un altro tipo di interpretazione del divismo. Ecco, a proposito di questo, hai parlato di Johnny Depp che in effetti quando esce The Lone Ranger anche lui si era un po' riprodotto varie volte nella parodia di se stesso, in un certo senso. Io mi ricordo bene che vidi un'intervista al Letterman Show di Johnny Depp e non riuscivo a vedere nessunissima differenza con Jack Sparrow. E quindi ho detto, oddio, forse quest'uomo sta più giocando con la sua immagine che davvero recitando. E a un certo punto tu hai tirato fuori, si parlava della vecchia Hollywood, anzi della vecchia New Hollywood, Dustin Hoffman, Al Pacino, questo genere di attori qui. Ecco, secondo me lì si può cominciare a individuare una prima rottura, nel senso che spesso quando si parla di New Hollywood si parla solo dal punto di vista dei registi. In realtà quella generazione lì ha prodotto degli attori che hanno un po' rotto degli schemi e un attore che è a metà tra i due mondi, secondo me, è Marlon Brando, cioè uno che è a metà tra essere il divo classico e essere invece un attore più New Hollywood, più da actor studio, cioè qualcuno a cui si chiede anche di distruggersi davanti allo schermo. Non deve essere solo un'icona, deve anche interpretare qualcosa. Non è Humphrey Bogart che viene scelto perché rappresenta il noir. O James Dean che viene scelto perché rappresenta quel genere di film che non so come chiamare, teen drama di allora. E, cioè, secondo me lì è la contrapposizione tra icona e attore. Cioè, gli attori della New Hollywood a un certo punto vogliono essere attori, vogliono distruggersi anche fisicamente a livello corporeo. Robert De Niro che ingrassa, ma non solo, è un esempio Certo. classico, ma. E Marlon Brando, secondo me, è uno di quei divi attori che sta un po' una via di mezzo perché comincia nel vecchio mondo e finisce nel nuovo. E che poi, ovviamente, paradossalmente, questi stessi attori diventano divi a loro volta per la loro bravura. Cioè, lì proprio è tu non vai a vedere perché lui è un'icona, è un dino, vai a vedere perché Al Pacino è bravo, il dogma, no? Cioè, è bravo, cioè uno che ogni volta che sono andato a vederlo mi ha fatto venire la pelle d'oca. Questo è il senso. E secondo me invece Pattinson è divo proprio perché è più un discorso iconico. E probabilmente io credo può essere questa anche una prima rottura, cioè il passaggio da icona ad attore. E quindi si perde un po' il senso anche del divismo. E citerei, poi vi ripasso la parola, un film che secondo me parla proprio di questo, ironicamente, che è I'm Still Here, mi pare, di Casey Affleck. Che è un film scritto e interpretato da Joaquin Phoenix, che è uno di quegli attori che fa della sua bravura il marchio di fabbrica. Però in quel film lui interpreta se stesso in modo iconico, si autoparodizza, interpreta una versione un po' da universo parallelo di se stesso, no? Non distingue più tra finzione e realtà, perché interpreta il suo ruolo anche quando viene
ospite nei talk show durante tutto l'anno di realizzazione del film, e secondo me lui un pochettino prende in giro questo attore che non è attore, cioè fa se stesso anche nella vita. Ecco, secondo me quelli della New Hollywood rompono un po' questo paradigma e lì si può dire che l'immagine classica del divo un po' si perde, credo. Non so se può essere una Io buona analisi. aggiungo una cosa a quello che dice Dario, che trovo puntuale, che comunque sì, quello che diceva Ilaria, cioè alla fin fine credo che tutti e tre alla fin fine siamo d'accordo che questo cambio nello star system è stato fatto comunque a cavallo degli anni 60, 70, 80, cioè quindi con la nascita delle nouvelle vague, della New Hollywood, quindi questo nuovo metodo di vedere il cinema e di fare cinema. E per certi versi, quando si parla appunto di questo passaggio, c'è una scena emblematica che mi viene in mente, fino agli anni 60, l'opera prima di Godard, Fino all'ultimo respiro, in cui c'è questo campo contro campo fantastico di Jean-Paul Belmondo che guarda il poster di Humphrey Bogart e fa, diciamo, il gesto dell'unghia che passa sulle labbra, che è il gesto tipico dei divi hollywoodiani di qualche anno prima. E paradossalmente per me è emblematica perché secondo me è uno dei primi film che cerca di segnare questa. Di lasciare una traccia appunto di questo passaggio, che poi ovviamente sarà perfezionato da chi in quel sistema c'è stato e che l'ha ripudiato, come per esempio quello della New Hollywood, e quello che diceva Dario prima era totalmente calzante. Poi, ovviamente, con Dario, l'altra, mi pare Ah ieri, no, poi l'altro ieri, lasciami comunque dire, sta. visto che tu hai parlato di Nouvelle Vague, in realtà lì c'è anche il discorso, secondo me, che dalla politica degli autori in poi si comincia forse a dare un po' più importanza anche al regista e È nasce quello, anche dicevo, infatti. qualche figura di regista divo, cioè c'era già prima perché Orson Welles e John Huston, voglio dire, sono un po' registi divo. Adesso c'è, non lo so, forse Nolan, forse, Tarantino. però... Tarantino, sì, c'è anche questo, no, Ilaria, nel senso, Sì. a un certo punto vogliono scansare gli attori, no? Come fece Dolph Esatto, si Lundgren. preferisce mettere questo magari sui manifesti che monetizza molto più rispetto magari all'attore che, come dicevi tu, Ilaria, prima ormai scarseggiano quelli che fanno monetizzare. Sì, sì, sul fatto che ci sia anche l'elemento del regista divo, sicuramente, anche se magari noi poi siamo un po' dentro la nostra bolla e dentro la nostra nicchia, per cui siamo sicuramente persone che, cioè siamo e a nostra volta conosciamo persone che scelgono i film in base al regista e che sono ben informate di chi è il regista dei Questo è film e vero. che non arrivano certo al multisala guardando i manifesti, no? Per cui bisogna sempre un po' pensare al quadro più ampio. E poi, beh, Tarantino diciamo che riesce davvero a essere mainstream e riesce davvero a portare al cinema anche le persone che non saprebbero forse elencare molti altri nomi di registi effettivamente. Però no, sul discorso dello strappo della New Hollywood e dell'antidivo sono d'accordo. E aggiungerei questo, che quello che si rompe un po' è la dimensione forse un po' sacrale, nel senso che come la Nouvelle Vague rompe, no, il dispositivo e mette a nudo il dispositivo, avviene un po' la stessa cosa anche in termini divistici, per cui si spacca un po' quella superficie del poster bellissimo della copertina, eccetera, eccetera, per portarlo su una dimensione più autentica, più carnale, più che poi di autentico ci può essere veramente pochissimo in una prova di Dustin Hoffman, però per intenderci stiamo parlando anche di questa rottura un po' dell'elemento di culto in senso sacrale, nel senso dell'illusione, no? È un po' uno step di rottura del cielo di carta. E in questo senso, quando prima si diceva delle icone, di cosa rappresentano gli attori che a volte incarnano un genere, cioè John Wayne è il western, questa cosa qui c'è sempre meno adesso, cioè adesso direi che non esiste più. E in qualche modo quello che fa Pattinson è proprio quello, cioè lui incarna, per esempio, questo
un po' morte dei generi, se vogliamo, incarna il miscuglio del postmoderno, cioè se appunto John Wayne lo vedi in faccia ai dei western fatto persona, Pattinson è il cinema di questo millennio fatto persona, cioè l'idea che comunque ormai questo tipo di narrazione sia talmente autoconsapevole e che lo spettatore sia talmente consapevole a suo fatto che non si può più davvero prendere un'icona e farla diventare un solo genere, farla diventare un solo sentimento cinematografico, quindi forse c'è anche questo step qui nel suo aver sparigliato un po' le carte. Sì, credo anch'io, credo anch'io. E sì, è vero che uscendo un po' dalla bolla, chiaramente la figura del regista divo è molto meno presente e pressante. Voga, sì. Però sicuramente ci sono anche questi elementi. Cioè, io credo che sia una serie di fattori concomitanti, tra cui appunto la riemersione della figura del regista, che hanno un po' fatto. E anche il discorso che diceva Ilaria sulla commissione di generi. In effetti, non è solo un fatto di non identifico più un divo o un'icona precisa con un genere, è proprio che il cinema di genere che io personalmente amo, in realtà è sempre meno codificato, canonico, è sempre più un mix di cose, è difficile andare a vedere qualcosa che sia realmente di genere. Per cui chiaramente se muore quel cinema lì, è chiaro che muoiono anche le sue icone, e Pattinson, sì, in questo senso può essere una rappresentazione dell'oltre cinema, insomma, Esatto. di quello che viviamo adesso. Sì. Sì, infatti, no, oltre al fatto che comunque paradossalmente Pattinson, questo poi ovviamente è un mio volo pindarico incredibile, però mi premeva farlo. Pattinson paradossalmente mi ricorda molto un attore, Sessue Hayakawa, che ha lavorato parecchio nel cinema muto e poi ha lavorato anche nel cinema sonoro, vincendo anche un Oscar con il film di David Lean nel 1957, di cui non ricordo il nome, che Dario sicuramente ricorderà. Il ponte sul E, fiume Kwai. esatto, quello. E che paradossalmente ricorda tantissimo il modo di stare in scena di Robert Pattinson. A questo proposito, mi verrebbe da citare un passaggio di The Duke del 1917, in cui parlava appunto della fotogenia di Hayakawa, che trovo essere simile a quella di Pattinson, perché entrambi non brillavano appunto per essere degli attori di metodo, come dicevi tu prima, o quant'altro, ma che comunque hanno avuto questo status di divo o antidivo, di star del cinema, grazie proprio alla loro fotogenia, alla loro presenza scenica. Il passaggio è questo qua. Ovvero, Hayakawa domina le folle con la sua malinconia. Ancora una volta non parlo di talento, considero questi attori, soprattutto lui, come una forza naturale, e il suo viso come un'opera di poesia il cui motivo non ci importa. Quando la nostra voglia di bellezza vi trova la nota e il riflesso sperato, gli occhi talmente freddi davanti al dolore che, aperti, sembrano chiusi per sempre, e soprattutto il suo sorriso della forma strana, della ferocia di un bambino, e nemmeno. La ferocia di un puma o di un giaguaro, e non è più feroce. E secondo me in questo passaggio di The Duke è sintetizzata sì la carriera di Hayakawa, ma anche la carriera di Pattinson, che comunque non è, come dicevi prima tu, un attore di metodo, ma un attore che lavora più sulla sua fotogenia, più sulla sua presenza scenica. Lui ne è estremamente consapevole di questa cosa. Per questo, come non so perché mi vengono in mente sempre attori giapponesi, vabbè. Beh, Ilaria, devi sapere che Paolo è proprio un fanatico di cinema giapponese, quindi devi per forza inserire il Sì. giapponese, anche se non. Esatto, Però in questo esatto, caso la citazione era azzeccata, secondo me ci esatto. rientra, Sì, quindi. beh, sicuramente Pattinson, come dire, è stato scelto per la sua qualità davvero un po' malinconica, umbratile, cioè lui ha questa bellezza un po' diafana anche, che era proprio perfetta per fare Edward Cullen, ce l'aveva, insomma, era il corpo ideale per fare il vampiro e il vampiro di quel tipo lì, insomma, romantico, questo eroe romantico un po'. E poi onestamente ci vedo un po' anch'io questa cosa qui, no? Non ricordo più quando l'ho scritta e se l'ho piazzata lì o se era nel mio corpo a cuore, nella mia rubrica sugli attori dove avevo parlato di Pattinson, ma ha qualcosa del divo del muto Pattinson. Sì, vero. Non perché lo preferiamo se sta zitto, non è perché, anzi, comunque, poverino, poi lui si sta divertendo tantissimo a fare gli accenti, cioè nel film di Campos fa questo accento
Stati Uniti del Sud, che Ah, insomma proprio ormai incredibile, vero? ci sta giocando alla grande, però ha una sua, cioè proprio nella conformazione del viso, perché poi insomma cioè, il cinema anche di quello vive, cioè veramente delle linee che i volti degli attori mettono sullo schermo, e ha qualcosa davvero di quell'languore un po' di certi divi del muto, no? Sarà un po' forse l'armonia dei lineamenti, qualcosa nel taglio degli occhi, però viene in mente anche a me, adesso non avrei pensato a un attore orientale, onestamente, però comunque lo collego un po' a quel periodo lì. Ha una bellezza che è un po' classica, sicuramente non è una bellezza estremamente moderna, il che poi a sua volta è sicuramente uno dei motivi per cui l'hanno scelto come idea di immortale vampiro che ha attraversato i secoli, ma forse è anche uno dei punti di forza di questo suo saltellare da una cosa all'altra, giocare con le icone, non incarnare niente e quindi incarnare un po' tutto, se lo può anche un po' permettere perché ha questa fotogenia molto particolare che non sembra appartenere strettamente al suo tempo, non è un volto così. Ha qualcosa un po' di antico, insomma, hanno provato più volte a ficcarlo nei film in costume, anche per questo penso a Bellamy, che era veramente mal riuscitissimo, però nei panni di uomo dell'Ottocento Ci sta. funzionava, aveva una sua. Sì. Sì, In è vero, ha un po' questa cosa. realtà anche The Lighthouse per certi versi rimanda a un certo tipo di cinema muto, quindi Vero? paradossalmente potrebbe essere anche calzante un po' con la sua traiettoria dell'attore, quindi sì, effettivamente Guarda molto vero. caso, l'altro attore, Willem Dafoe, che è un attore secondo me molto, cioè è un volto che si presterebbe molto bene a un film completamente muto, nonostante sia bravissimo anche quando parla, però nel senso è un volto anche quello Sì, molto caratteristico, quindi vero. ci sta bene. Va bene, io direi che in conclusione facciamo un appello, fate fare una parodia, un film demenziale a Pattinson, così secondo noi gli vuole fare, Mel Brooks riparta la Pattinson, non lo so, facciamo un appello, uno dei classici appelli inascoltati del salotto, e direi che ringraziamo Ilaria, grazie mille. Sì, grazie mille, Ilario. Grazie a voi. Ovviamente cercate tutti coloro che ci ascoltano, quindi due persone, mia madre e mio padre, cercate di recuperare ovviamente il volume di film TV in cui c'è scritto questo pezzo di Ilaria, perché merita tantissimo sicuramente.